Bene, dovremmo essere in diretta un po' improvvisata. Adesso, se man mano vi aggiungete, mi date un segnale perché ho dovuto fare tutta una cosa all'ultimo minuto perché il computer non funzionava. E adesso spero. Sì, dovrebbe. Bene, bene, vedo che Davide Congius è Dario Quairolo, secondo classificato, eri quasi prima. Ciao Andrea. Bene, allora perlomeno sono sicuro che il collegamento funziona. Molto bene. Vabbè, stavolta la vedete in. Buonasera Davide. Allora, dico questa sera la vedete in verticale perché devo utilizzare il cellulare, l'ho attaccato al computer, ho dovuto fare un mezzo pasticcio, ma. Vi volevo fare questa diretta. Bene, rapidamente, se man mano che vi aggiungete, lo so che è un po' presto, ma poi ciao David, cuccioli, spero tutto bene. Perché poi ho dovuto iniziare un po' presto perché sono in vacanza, sono riuscito a strappare questa concessione a mia moglie come ultimo giorno, però abbiamo ancora una meta da dover raggiungere che lei vuole visitare, di conseguenza farò una, diretta un po' più breve. E poi vi lascio, però avevo qualche cosa importante da dirvi. Dunque, rapidissimamente io, se riesco a fare tutto, voglio solo condividerla come le altre volte. Se la condividete anche voi, così dopo partiamo. Allora, vediamo un po' qui se riusciamo a fare tutto. Ok, bene, bene, David, sono contento. Allora, sì, qui è anche scoppiato abbastanza il caldo, siamo stati un po' al freddo per un periodo di tempo, ma. Allora, vediamo un po', faccio un po' di condivisioni, questa la devo fare. Bene. Poi. Eccola qua, una. Faccio qua, allora questa bene. Bene, vedo che vi state aggiungendo tutti. Vi saluto. Adesso stasera non so se vi riesco a vedere, ma qualcosa riesco a vedere. Comunque fate finta che vi stia salutando tutti perché siamo un po' accampati questa sera. Allora, condividere sulla pagina. Bene, allora questo ci vuole, ma Pietro non so se c'è perché non l'ho ancora visto, non è che ci ha tradito stasera, è andato, si è fatto mettere ciao Rosalino, ciao Vito, allora questo perfetto. E magari fosse il numero uno, sì. Allora, io vi do delle informazioni base, a volte sono sconcertato che la cinofilia fino a oggi non abbia fatto questo, perché ciò che io vi ho detto finora, allora, devo ancora fare queste condizioni. Ciò che vi ho detto finora adesso nelle dirette, che voi mi dite già che sono il numero uno, non è quello che poi trasferisco ai corsi, vi do una base perché credo che sia bene per tutti che tutti abbiano una certa impostazione. Sono sempre un po', come si dice, sconcertato che la cinofilia offra così poco. Pensi solo vendere cani, servizi medicinali, visite dai veterinari, cioè quello è un grande business. Gocce anti zecche, anti pulci, ecco quello ci abbiamo e avete tutti una cultura pazzesca. Sul resto, insomma, un po' meno. Ciao Stefano, hai visto che ti ho rubato una foto del tuo cane? L'ho presa da un social, l'ho usata io. Buonasera Patrizia. Bene, allora, dunque, adesso mi devo solo attrezzare. Allora, la diretta di stasera ve l'ho fatta di conseguenza un po' di riflessioni che ho fatto in queste vacanze, che a me le vacanze alla fine mi fanno sempre bene, perché mi riposo, penso molto di più, non ho mille problemi da risolvere. Ciao Mauro, Genzo,
non ho mille problemi da risolvere. Con i cani ho molto tempo per me, sto lì tranquillo, penso. Allora, beh, intanto a mente fredda vi devo ancora ringraziare di tutto il calore che mi avete manifestato a questa giornata di specializzazione. Voi non vi vedevate, ma io vi vedevo tutti 60 e avevate un'attenzione pazzesca. Usciva dagli vostri occhi, si intravedeva l'interesse. Io ero proprio cotto, sotto antibiotico, mal di gola, c'avevo tutte le madonne di questo mondo. Se ce l'ho fatta a portarla a termine è grazie all'entusiasmo che mi avete trasmesso, perché era una cosa che organizzavo da tempo. E lì sono qui che faccio la diretta, mia moglie ha attaccato il phon, va già bene che non attacca il martello pneumatico, ma mi sembrava giusto. Allora, quindi, in poche parole, un po' di deduzioni che ho fatto da questo meeting. La prima cosa è che mi sono inventato una cosa che secondo me, specialmente se mi date una mano, avrà un grande successo. Voglio fare fine di settembre, e poi vi spiego perché, o inizio ottobre, ma adesso vi dirò poi la data, la location ve la dico già, a Milano, vicino all'aeroporto, in modo che tutti possano venire facilmente anche, diciamo, raggiungermi dai posti più lontani. Un'iniziativa di 2 giorni che chiamerò Weekend Dog. Cosa sarà questo Weekend Dog? Saranno 2 giorni di cinofilia. Il sabato dedicato alla cinofilia naturale. Ciao Freddo Gianluca, man mano che vi aggiungete vi vedo. Quindi il sabato dedicato alla cinofilia naturale, che è una cosa che in poche parole ho imparato anch'io dovendo gestire cani di forte carattere e poi studiandola a fondo, affinandola, facendo dei viaggi tipo in Africa. In tanti altri posti, come 2 anni fa nella Birmania, a studiare i cani randagi, ho capito che era realmente molto utile per chiunque abbia un cane, da un alano a un bassotto, a un chihuahua, che lo tenga tutto il giorno in praggio, che lo tenga in casa, che ce l'abbia in giardino, che ne faccia qualsiasi cosa, che faccia specializzazioni sportive, che vada a caccia, che faccia qualsiasi cosa. Tutte le persone che posseggono un cane dovrebbero avere almeno una buona infarinatura di cinofilia naturale. Questo sarà il sabato di questo Weekend Dog. La domenica invece la dedicherò solo ai cani da lavoro, quindi cani da guardia e sia di guardia della proprietà, in parte anche guardia chi li utilizza come guardia del bestiame. Perché ho pensato di far questo? Per un po' di motivi. Il primo perché è stata messa bene. Boh. Spero che mi vediate tutti. Prendi. Bene, spero di poter continuare questa diretta perché ogni tanto saltano fuori dei problemi. Va bene, speriamo. Ciao Massimiliano, ho visto i tuoi debutti tra te e Ghiringhieri, siete grandi, fregatevene degli insulti. Queste sono cose che arrivano all'inizio, poi quando capiscono che anche se le cose che dite non sono tanto a favore della massa, poi man mano che le mettono in pratica vi creerete un seguito come ho fatto io. Bene, ben arrivato Eros Folle Milanese, man mano che vi aggiungete vi vedo tutti. Bene, quindi vi dicevo, questo Weekend Dog che voglio organizzare a fine di settembre, inizio ottobre, sarà il sabato dedicato alla cinofilia naturale, quindi le persone potranno anche solo venire il sabato, oppure venire anche solo la domenica o fare tutto il weekend. Sarà un qualcosa che precede magari qualcosa di più specialistico come il videocorso. Ci sono persone che dicono: sì, va bene, tu adesso hai messo il videocorso obbligatorio perché io non voglio più vendere cani assolutamente a persone che non hanno fatto il mio videocorso, non do più consulenze neanche minime private se le persone non sono miei studenti, perché ho visto che perdo solo tempo. Prima bisogna che le persone abbiano una base, dopodiché iniziano a capire determinati concetti, come applicarli, eccetera. Allora, questo Weekend Dog sarà un po' un riassunto generale di quella che è sempre stata la mia attività, di quello che è stato il frutto dei miei studi di tutti questi anni. Quindi il sabato cinofilia naturale, la domenica dedicata a questi cani da lavoro che lavorano senza essere addestrati. Quindi cani da guardia della proprietà, che quindi nascono già con questo istinto, e cani da gregge. Quindi sarà una cosa molto utile anche alle persone che hanno già sempre frequentato i miei corsi, perché ci sarà un'atmosfera diversa, sarà organizzata un po' diverso, ma specialmente sarà un punto dove io vorrò che le persone alle prime armi possano conoscere
direttamente tutti quelli che sono i miei consulenti, i miei ispettori. Quindi sarà un punto dove magari, non so, voi arrivate da Parma e scoprite che a Bologna avete un punto di riferimento perché ci sono già due consulenti cinofili in Emilia-Romagna. Quindi con questo magari, oltre a sentire me che vi spiegherò, insomma, per due giorni un po' tutta una serie di basi, perché sarà dedicato specialmente alla. Ciao Domingo Francesco Avella, buonasera. Ciao Daniele Romano, ciao Pietro. Ah, sei arrivato perché il nostro amico Andrea era già in panico. Sai che tu devi esserci, ormai fate copia fissa. E quindi niente, vi ho voluto dare così una anticipazione. Poi ho già fissato due date, ma non so ancora la location, per fare proprio il corso, la giornata di specializzazione di cinofilia naturale, con alla fine la possibilità di dare poi l'esame per educatore di cinofilia naturale, e un altro, che quello sarà ottobre, fine d'ottobre, e fine di novembre la giornata di specializzazione per diventare ispettori cinofili. In sintesi, adesso appena avrò tempo metterò insieme, ho fatto il corso base, farò anche il video corso avanzato dove do tutta una serie di nozioni, poi a questa giornata di specializzazione, quindi se il video corso base è dedicato a come si deve gestire il cane da guardia, il video corso avanzato sarà come ottimizzare le prestazioni del cane da guardia, dedicato quindi a tutte le persone che hanno cani da guardia, che magari prendono cuccioli e non vogliono fare errori, persone che magari hanno già fatto errori, continuano a farli e non lo sanno, per ottimizzare le prestazioni del cane da guardia. Perché ovviamente tutti quelli che a un certo punto acquistano, decidono di fare la scelta del cane da guardia, si aspettano poi delle prestazioni che, se non ottengono, ne rimangono spesso delusi. E quindi ho già fissato queste tre date, però la vera novità sarà questo weekend, ma man mano che andremo avanti. Adesso dovrò andare a Milano per decidere bene la location, vi darò poi tutti i riferimenti. Bene, allora, passando all'argomento di stasera, io vi ho messo le 10 cose che voi non dovete fare praticamente se volete ottenere dei cani da guardia come i miei, perché le persone, tutti quelli che vengono a vedere il mio allevamento, che mi contattano, dico: senti, ma io non riesco a capire come mai tutti i tuoi cani fanno la guardia, io vorrei avere un cane così, come hai fatto avere questi cani, e tutte queste cose. Bene, allora io stasera, perché ho riflettuto un po' in questi giorni da cosa è partito questo mio interesse sul cane da guardia, vi vorrei parlare un po' non tanto delle parti tecniche, che sono quelle che vi ho già detto altre volte, ma un po' della mentalità. Ecco, io trovo che molti non riescono a ottenere determinati risultati con i cani da guardia perché hanno conservato ormai, vogliono fare un salto di qualità nell'evoluzione della cinofilia naturale applicata al cane da guardia, ma nello stesso tempo sono radicati a determinate tradizioni. Quindi serve loro, prima di voler apprendere le parti tecniche, fare proprio un salto di qualità su quella che è la mentalità. Bisogna un po' cambiare mentalità, no? Quelli che gli americani chiamano mindset, che sarebbe un po' come noi ci poniamo nei confronti delle cose che noi vogliamo in qualche modo raggiungere. Allora, la prima cosa, quindi magari potete anche appuntarvele. Ben arrivato Vito, caro tenuto. Allora, la prima cosa fondamentale per avere in giardino dei guardiani e non fare l'errore più diffuso: non dovete assolutamente mai innamorarvi di qualche razza in particolare. Benvenuto Riccardo del Bulo, vi sto vedendo man mano che arrivate. Se volete farmi qualche domanda, intanto io la vedo, alla fine poi io vi risponderò. Quindi la prima cosa, non innamorarsi in generale, non innamorarsi delle razze. Voi sapete che io allevavo e da anni avevo pastori tedeschi, avevo Rottweiler. Nel momento in cui ho visto questa prima femmina di pastore dell'Asia centrale, che manco sapevo che era il pastore dell'Asia centrale, nei miei libri l'ho scritto, sono andato a casa, siccome non mi ricordavo più per niente pastore dell'Asia centrale, mi ricordo che dissi a mia moglie: guarda, ho visto un cane che fa una guardia che non avevo mai visto prima, tra l'altro è solo una femmina, ma una grinta impossibile. E mi chiese: ma che razza è? Dice: guarda, io il nome della razza non me lo ricordo più. Ma però spiegamela, non avevo fotografie, allora non c'erano ancora i cellulari che potevo né filmarla né fotografarla. Ho detto: guarda, sembra
una via di mezzo fra un maremmano abruzzese e un husky, però gli tagliano le orecchie, gli tagliano la coda. Non te la saprei descriverla, però mi ha lasciato qualcosa di particolare. Ecco, questo è un consiglio che voglio dare a voi. No, lasciate perdere il fatto che volete il cane da guardia, ma nello stesso tempo volete anche il pastore del Caucaso. Volete il cane da guardia, volete anche il pastore dell'Asia centrale. Volete il Kangal perché volete aderire al gruppo. Allora volete trovare il Kangal che vi fa la guardia. Volete trovare il Caucaso che vi fa la guardia. Ciao Antonio Lupo. Volete avere il Rottweiler che vi fa la guardia. Quindi partite da essere innamorato di una razza, che è un errore gravissimo che voi fate se ragioniamo sul cane da lavoro, sul cane che deve proteggere voi, la vostra famiglia, specialmente i vostri bambini, vostra moglie, quando voi non ci siete per lavoro, quando voi magari siete assenti per tanti motivi, eccetera, volete dormire tranquilli, volete addormentarvi sulla poltrona alle 2. Ecco, prendete esempio da me. Io avevo tutte altre razze, ho trovato questa. E oggi tanti mi dicono: ma scusa, ma perché non cambi anche razza? Perché non tieni anche altre due o tre razze, tu che le sai selezionare? Ma perché io non do nessuna importanza alla razza. Se voi nella sulla vostra strada trovate il meticcio che non è di nessuna razza, vi fa una grande guardia, ecco, voi dedicatevi praticamente a questo cane, portatevi a casa questo cane, piuttosto tenete i contatti con me, con la federazione, per imparare a gestirlo bene, ma partite da quello che è il vostro obiettivo, non perdete il focus. La razza, ecco, bene, se ne stanno aggiungendo, si sta aggiungendo l'urlo di Tarzan, buonasera e ben arrivato, e Lorenzo stasera veramente lasciato desiderare, altro che nei primi tre, sei arrivato centesimo, ma so che questi giorni avrai lavorato, che stai ultimando le tue recinzioni, eccetera. Quindi la prima cosa, non innamorarsi delle razze, ok? Se volete, poi dopo, quando avrete poi uno o due cani da guardia che veramente vi soddisfano, veramente vi fanno vivere al sicuro, cioè, ma come potete pensare che perché vi piace una razza rischiate che entra qualcuno alle 2 di notte solo per amore della razza, che vi prenda a schiaffi o vi prenda a calci nel culo, o peggio ancora, voi non ci siete e fa di cosa vuole della vostra famiglia? Andate al sodo, pensate prima al lavoro che deve fare il cane. Qualsiasi cane che incontrate sulla vostra strada che faccia questo tipo, lo so, ma io l'avevo e che non l'avevo detto che erano era alle 19, perché poi devo andare ancora a finire l'ultima serata con mia moglie di vacanze, di conseguenza non abbiamo potuto iniziare alle 19:30, sarà magari il prossimo mercoledì. Quindi la prima cosa, non innamorarsi della razza, tantomeno innamorarsi della morfologia dei cani. Ma voi sapete quante volte il più sgorbio della cucciolata, delle mie cucciolate, cavolo, mi sarebbe piaciuto da matti quel cane che mi avrebbe fatto far bella figura, visto che tutti dicevano: ah, ma i cani di Romano sono brutti. Poi nel tempo hanno capito che questi sgorbi tiravano fuori cani, che a volte qualcuno per errore è andato a farsi un'esposizione, ha pure vinto. Però, al di là di questa cosa, lasciate perdere la morfologia, guardate la salute, perché un cane è un atleta, cioè, ciao Russo Vincenzo, se non è in salute non può ovviamente dare le prestazioni, quindi guardate la salute, guardate piuttosto la vitalità che ha, ma concentratevi sul carattere, lasciate perdere la morfologia. La morfologia può essere una passione. Il cane da guardia, il cane da sicurezza, dovete vederlo come una necessità, come uno strumento indispensabile alla sicurezza della famiglia. Invece voi rimanete fregati su questo, perché siete attaccati alla razza, vi piace il cane che ha la testa grossa, vi piace così, vi piace di quel colore, e poi sperate, ma questo lo fate, vi conosco da 20 anni, continuate sempre a fare lo stesso errore, che quello lì faccia la guardia. E non sarà così. Io sono sicuro che se vi piace un cane bianco, voi vedrete che il primo guardiano forte sarà nero. Se vi piace un cane beige, uguale a quello che avete sempre sognato, voi dovrete partire con un cane che sicuramente è pezzato, bianco e nero. Se vi piace il cane fatto in un modo sicuro, alto, il primo grande guardiano sarà, come dire, un cane basso. Io mi ricordo dai pastori, quando vidi una femmina veramente speciale, la più forte di tutti i tempi, sarà stata 55 algarese. Ma quanti cani poi quella lì è riuscita a produrre? Eppure è uno sgorbio, ma aveva un carattere incredibile, attaccava tutti, cioè chiunque si presentava le attaccava, ed era solo una femmina. Ma guai avessi guardato la morfologia. Quindi, poi un'altra cosa,
Non lasciate perdere ciò che vedete nei filmati su YouTube. La maggior parte di questi filmati che vengono dall'estero sono tutte cose preparate, vi fanno credere cosa vogliono, cioè così perché stanno creando un mercato di una razza. Perché la gente adesso è fissata del Kangal magari perché è convinto che sia il cane più forte del mondo. Ma se io vi faccio vedere continuamente, come dire, fotografie che io sono andato dove ci sono gli autentici Kangal in Anatolia, li accarezzavo tutti, ero lì che facevo le foto a 2 metri, questi manco mi abbaiavano. Stessa cosa pastori del Caucaso, stessa cosa pastori dell'Asia. Pastori dell'Asia centrale, qualsiasi siano, più che uno o due per cucciolata, non diventeranno i guardiani che voi volete. Quindi lasciate perdere tutte queste cose, le foto, i cani che vedete alla TV. Ciao Tony Pomare, è ben arrivato. Quindi vi dicevo, quanti si sono innamorati del commissario Rex e hanno creduto di comprare quel cane che poi andasse a fare il commissario a casa loro? Ma ne hanno comprati 10 e non ha azzeccato uno. Stessa cosa, io quando ero bambino desideravo più di tutto un Doberman perché avevo visto la grande Doberman. E non solo, ma ancora, come dire, altri sono cresciuto con Rin Tin Tin, Lassie, immaginavo che il Collie sarebbe stato il cane che avrebbe sempre potuto proteggere. Quindi non fate questo errore. Ciao Alessandro. Seconda cosa, quindi la prima cosa da non fare, ve l'ho detto, non innamoratevi di niente se non del cane che volete ottenere, qualsiasi colore sia, qualsiasi razza, meticcio, piccolo, grande, cominciate a cercarvi un guardiano, quello è fondamentale. Poi, una volta che avete i due guardiani, ciao Roberto. Potete fare, ecco, Roberto Salvi che si è appena collegato, guardate che c'ha una cucciolata di 2 o 3 super Caucaso che lo voglio aiutare a piazzarli, anche uno onesto, sia moralmente perché non vi dirà mai bugie, sia anche come richieste perché è un amatore. Quindi segnatelo a Roberto Salvi. Io più di così non so che cazzo fare per aiutarti, Roberto. Se non è amicizia questa, non esiste l'amicizia. Ecco, come dice Massimiliano Lorago, mentre dormiamo loro svegli ci tengono al sicuro. Ecco, questo è importante, ma quello non lo fa la razza. Cioè il fatto che io abbia trovato nel pastore dell'Asia centrale il cane che poi ho deciso di selezionare è stata una combinazione. Mi sono innamorato di sta razza per tante cose, la rusticità, la salute, l'equilibrio, l'affidabilità. Mi sono piaciuti da subito per la storia, se no non sarei andato 10 volte in Asia centrale. Mi è piaciuto tutto del cane, ma a voi può piacere anche un altro cane, l'importante è che faccia la guardia. Ben arrivata Emanuela Martino. Seconda cosa, non continuate a sperare che il vostro cane possa cambiare, ma cioè io continuo a incontrare. Dunque, questo ve lo vorrei dire una volta per tutti, registratevelo e mettetelo come un pay sul vostro cellulare. Se voi avete acquistato un cucciolo di 2 o 3 mesi che doveva essere un guardiano, l'avete portato a casa e appena messo nel cortile, la prima sera, la seconda, la terza sera, che sono le più rivelatrici in assoluto, perché almeno non siete ancora riusciti a rovinarlo, lui ha tenuto originario il suo istinto. Se non vi fa già la guardia le prime 2 o 3 sere, ma come potete arrivare a 1 anno e mezzo, 2, a dire: mi hanno detto che deve maturare? Maturare di che? Cioè, semmai se il cucciolo subito vi fa la guardia nel piccolo del cucciolo, poi aspetterete che maturi. Se per caso voi avete fatto degli errori, come ho fatto io ad esempio con il mio cucciolone, perché non ho potuto farne a meno, io avevo un cucciolo che faceva molto la guardia 3-4 mesi, poi l'ho trascurato, l'ho messo in posti che non dovete mai farlo perché non riuscito a gestirlo come volevo. Adesso c'ho un cucciolone di 1 anno e qualcosa che è completamente inchiodato. Ecco, in quel caso io aspetto e adesso appena posso lo metterò in modo di lavorare meglio, spero di recuperarlo, ma il cucciolo l'ho visto a farlo subito la guardia, quindi non potete assolutamente, cioè, continuare a sperare. Non voglio più sentire dire: no, ma io spero che cambi. Ma cambi di che? Cioè, lo stesso, cioè, mica è un marito che forse se beve tanto smetterà di bere poco, uno su 1 miliardo. Se fuma tanto, vi ha promesso 1.000 volte che smetterà di fumare, uno su 1 milione. Se spreca tutti i soldi, vi ha promesso che diventerà parsimonioso. Se tirchio, dopo che l'avete minacciato 2 o 3 volte che lo lasciate, dice: io adesso diventerò generoso. Forse quello vi voglio dare la speranza, cambierà. Ma il cane non cambia. Se voi avete un cane di 1 anno che non fa la guardia, cioè che quando di notte dorme, dormite voi, dorme pure lui, arriva qualcuno, va giù, li guarda, non sa che cazzo fare. Ma questo cane, cioè, non ve la farà mai la guardia. Meglio un cane che fa la guardia e scappa, almeno vi dimostra
che vede nell'uomo un pericolo, cioè vedere nell'uomo un pericolo è una cosa che il cane deve darla da subito. Roberto Salvi mi faceva sentire la registrazione dei suoi cuccioli, diceva: guarda, non mi ha conosciuto, mi abbaia. Ecco, allora, un cucciolo così, se voi non lo rovinate, se siete in grado di tenerlo, ecco, voi potete portarvi a casa un guardiano. Di che livello non si sa, le prestazioni non si sanno, ma la garanzia che farà un guardiano, se la fa lì e la deve poi subito fare per 2 o 3 giorni a casa, come dire, esiste senza dubbi. Lo stesso Roberto Salvi a un certo punto gli ha dato i cani, quando li ha portati a casa ha detto: ma questi fanno già la guardia dopo 2 o 3 giorni, ma per forza che deve essere così, ok? La cucciolata che ha Roberto sono di Caucaso, quindi vi ho appena detto di non innamorarvi delle razze, però siccome so che voi siete innamorati delle razze, che non le volete cambiare, eccetera, lui ha 2 o 3 cuccioli, credo, buoni di Caucaso, comunque contattatelo, sicuramente una persona onesta e vi dice le cose come stanno. Allora, quindi, continuare a sperare non serve niente, chi deve cambiare siete voi. Cioè, se avete un cane che non fa la guardia di 1 anno e mezzo, 2, ecco, io non dico che dovete cederlo, ma dovete cambiare voi mentalità, dovete organizzarvi. Questi cani li terrete aperti durante il giorno dove non vi servono, aumentate il numero di cani, cioè, come dire, magari ne mettete 1 o 2, prendete una femmina che non fa la guardia, li mettete un maschio che fa la guardia, cioè organizzate. Il cane non cambierà mai, siete voi che dovete cambiare, svegliarvi e organizzarvi, come ho fatto io, che avevo Rottweiler che non facevo la guardia, Pastore tedesco che non facevano la guardia, Meticci che ero andato a cercare che sembrava che facevano la guardia, non la facevano, poi ho incontrato un cane che faceva la guardia. Neanche farlo apposta, i primi 2 o 3 che ho acquistato non facevano di nuovo la guardia ed erano della stessa razza di quelli che facevano la guardia. Ma non è che ho dormito sugli allori, da allora quanta strada ho fatto. Se penso, cioè, a quanti studi, quanti soldi ho speso, ma oggi i cani da guardia, voi adesso siete lì che mi state ascoltando perché sapete benissimo che io ho i cani da guardia, sapete benissimo che me ne intendo di cani da guardia, ma sono cambiato io, non sono cambiati quei cani là adesso poverini sono morti, se no la guardia non l'avrebbero ancora fatta allora, ok? Altra cosa, non credere, e questo è collegato al fatto che il cane non può cambiare, sul discorso che si possa poi addestrare. Non andate a creare dei problemi ai cani che non fanno la guardia per andargli a creare dei problemi psicologici per qualcuno che vi garantisce che vi trasformerà un cane non guardiano in un cane guardiano. Questo non esiste. Il cane o fa la guardia di suo o se no la guardia che volete voi, cioè quella che diceva Massimiliano, che voi dormite, lui è fuori che lavora per voi, voi guardate, ciao Paolo, voi guardate la televisione, magari ci sono 10 gradi sotto zero e lui è lì fuori che è pronto a intervenire ed è quello che vi lascia rilassare, addormentare tranquilli sulla poltrona. Voi ve ne andate al cinema, come ho sempre fatto io, lasciate le vostre figlie a casa in una villa isolata, lasciate il telefono alle vostre figlie, eccetera. Avevo organizzato tutta una cosa, ma ero sicuro al 100%, perché prima che avessero potuto entrare già le mie figlie avrebbero capito tutto, avrebbero chiamato i vicini, io mi ero organizzato. I cani vi possono risolvere tanti problemi se siete genitori, ma non dovete credere, insomma, alla storia della Befana, ok? Quindi non credere all'addestramento del cane a guardia, questo toglietelo dalla testa una volta per tutte. Un cane che non fa la guardia, non esisterà mai addestratore che lo potrà trasformare in un cane che fa la guardia. Vi potrà trasformare un cane che è in protezione quando viene minacciato, in qualche modo per salvarsi lui, ma solo in quella situazione diventerà, come dire, magari aggressivo. Ma il fatto che siete vicino magari poi diventa poi anche aggressivo con voi, perché lui non riesce poi a capire perché voi, in poche parole, non reagite alla stessa provocazione che lui lo ritiene un pericolo e non capisce perché voi non vi spaventate. Quindi non creda a questo. Guardate che c'è già mia moglie vestita, pronta a partire, che si è portata da casa uno di quei mattarelli, sai che c'è quei mattarelli di legno con scritto "qui comando io"? Ecco, lei lo mette sempre in valigia e me lo sta già facendo vedere. Di conseguenza non ho più tanto tempo. Allora, quarto, smetterla di avere paura dei cani da guardia aggressivi quando andate a vederli negli allevamenti. Perché cos'è la cagata più grossa che fate? E la fate quasi tutti. Ecco perché stasera vi voglio tenere lontani dagli errori, vi dico le cose, ciao Salvatore Corazza, che voi, in poche parole, continuate sempre a fare lo stesso errore. Partite con la famiglia, andate in un allevamento, i cani vi fanno paura e voi dite no, quei cani lì no, sono troppo aggressivi. Cazzo, ma non capite che è la stessa paura
che fanno a voi in quel momento che siete estraneo, la fanno poi ai ladri, e nello stesso modo come io li gestisco, come centinaia di famiglie li gestiamo senza esperienze, ma abbiamo fatto un percorso, li potrete poi gestire voi. Che cosa fate? Uscite da uno di questi allevamenti che magari aveva molte più probabilità di darvi un buon cane a guardia, e dove andate a finire? In un altro che ha i cani che non fanno assolutamente la guardia, ma vi rassicura dicendo: eh no, ma i miei sono equilibrati, ma i miei, lo vede, faranno poi la guardia nel momento che capiranno il pericolo. Adesso che ci sono io, hanno capito che voi non siete un pericolo, allora non fa la guardia, e con queste facce da preti vi prenderete l'ennesima inculata, ve ne siete già prese tanti e ne prenderete altre. Quindi, 4, smetterla di cagarvi sotto di cani. Avete paura di cani? Bene, avete anche paura di nuotare. Cosa avete fatto? Un corso di nuoto. Bene, sapete cosa vi propongo io? Dei corsi per imparare a non aver paura più dei cani, imparare a gestirli, avere una garanzia al 100% che i vostri cani non diventeranno mai, ripeto mai, aggressivi né con voi né con i vostri bambini. Ma poi, finito il corso, andatevi a cercare i cani che dimostrano aggressività nei vostri confronti, perché se hanno il coraggio di farlo nei vostri confronti, ce l'avranno poi anche di farlo nei confronti di quelli che vogliono poi farmi del male. Ecco, questa è una deduzione, sembra facile, ma voi in questa trappola ci siete già, come dire, ciao Salvatore, ci siete già cascati 1000 volte. Quinto, non rimandate a domani le decisioni che dovete prendere oggi. Quante persone mi dicono: no, ma io il prossimo anno il cane da guardia lo prenderò. Ma sì, ma se entrano i ladri domani che ti menano? Cioè, cercate di organizzarvi, come capite che certe cose dovete fare. Allora, se non vi interessa il cane da guardia, lasciate perdere il cane da guardia. Io accetto chi dice: no, io mi armo, io metto. Ma se voi il vostro obiettivo è il cane da guardia, ma non mettete il vostro obiettivo fra un anno, cazzo, mettetelo domani, perché prima che prendete il cucciolo il cucciolone e avrete un cane che funziona, ci andrà 2 o 3 anni e fate tutte la stessa fine. Aspettate 2 o 3 anni imputtanate, devo finire la rete, cazzo, ma la rete finiscila stanotte, devo fare questo, ma fallo domani, prenditi un giorno di ferie, ma fai qualcosa, perché c'è coi cani da guardia di mezzo la protezione della tua famiglia. E quando tu ti sei poi preso uno spavento, non c'entra poi più che ti metti poi il cane da guardia in casa, perché un grande spavento te lo sei poi preso, meglio pensarci prima. Ciao Federico e ciao Cristian. Quindi smetterla di procrastinare sempre questa cosa, non rimandare a domani. Voi probabilmente siete abituati così in tanti problemi. Avete un problema e mettete la testa sotto l'ala come fa lo struzzo, ma con la sicurezza non va fatta così. Io giravo giorno e notte a cercare cani, giravo canili. Quando ho trovato il cane, subito ne ho comprati 2 o 3. I primi 2 o 3 non facevano la guardia, subito ne ho voluto un altro. Quando mi hanno detto che era chimè, c'è un cane là che mangia tutti, dice: ok, ma io me lo porto a casa. Ma è diverso dagli altri? No, ma va bene, ma fa paura tutti, no, ma portiamolo a casa, poi vedremo in qualche modo. E sono partito così, stessa cosa dovete farla voi, ok? Settima cosa, siamo quasi alla fine. Non credere più al figlio del cane famoso, al figlio del campione, al figlio del grande. Ogni tanto mi mandano le foto e dice: ma lo conosce questo? Questo è il figlio del grande Conan. Sì, ma i tuoi cani fa la guardia o no? Perché chi cazzo era suo padre? Ma che ce ne frega? Cioè, io devo assumere un dipendente che invece di lavorare, questo magari è un tossico, si ubriaca, non viene. Che me ne frega che suo nonno era Napoleone? Io guardo il lavoro che fa lui, e nel cane dovete fare la stessa cosa. Ok, questo è chiaro. Quindi basta, cioè, credere che se, come dire, figlio di questo farà questo. Nel mio allevamento, i figli dei miei migliori guardiani a volte vengono cani, e voi lo sapete benissimo, fate solo finta di non volerla capire questa cosa, che io do questi cani ai pastori perché la guardia non la faranno mai. Bene. Altra cosa, sesta, finirla di consultarvi con amici cinofili. Ma voi sapete quante... Oh sì, Russo, Vincenzo, sai perché ringhio stasera? Perché la gente continua a fare errori e poi li fa di nuovo. Poi guardate le mie dirette, di nuovo errori. Ma poi facessero gli errori, stessero zitti. No, poi mi scrivono e mi raccontano tutta la storia degli errori che erano facilmente evitabili. Cioè, erano innamorati del mastino napoletano, piuttosto del masti, piuttosto di una cosa. Che cazzo hanno fatto dopo essere venuti da me, seguito le dirette, essere andati a vedere 1000 allevamenti? Si sono comprati il mastino napoletano. Che fa oggi il mastino napoletano? Un esempio. Il masti, il coso, non gli fa un cazzo di guardia. E cosa vogliono? Dico: ho una coppia di mastini napoletani, potrebbe darmi una femmina, che è più facile. Sempre le solite cagate. È per quello che ringhio, perché bisogna anche volersi po'. Cioè, adesso che la gente non mi conoscesse, ma c'è gente che mi segue per un anno e poi fa gli stessi errori. E infatti mi collego col fatto: perché cosa fate? Vi consultate con amici e finti cinofili. Ma come, guardate, come tante cose specializzate ce ne sono pochi.
Voi fatevi un giro attorno a voi, se su 1.000 famiglie che voi frequentate, al massimo, ok, boh, ogni tanto c'è un'applicazione, mi salta, eccetera. Dicevo, se su 1.000 famiglie che voi avete, che conoscete, oppure di vicini di casa, eccetera, quanti sono quelli che hanno i veri guardiani? Non sono il 10%, nel modo più assoluto, sono l'1, il 2, il 10 per 1.000, il 5 per 1.000. Ecco, allora perché continuate a parlare con gli amici? Che cosa vi possono dire gli amici? No, no, ma se ascolti me, ecco, non ascoltate l'amico, ascoltate quelli che i cani da guardia li hanno, quelli che riproducono una vita, quelli che vi insegneranno a gestirli. Poi l'amico quando viene, se non gli piacciono i vostri cani da guardia, li chiuderete, ok? Vi devo praticamente quasi lasciare perché vi fa una faccia mia moglie che io non ho paura dei pastori dell'Asia centrale, ma lei di sì. Magari vuoi venire a salutarli? No, non vi vuole salutare perché mi odia a me e voi perché faccio sta diretta, sentite. Allora, quindi poi c'era il punto 7, magari io continuiamo la prossima volta, ma ve li dico rapidamente. Il punto 7 era non credere più al figlio del cane famoso, ve l'ho detto. Poi, ottavo, non voler continuare a risparmiare sull'acquisto dei cani, ma non ve lo dico per il fatto che poi voglio quindi che pagate tanto i miei cani. I cani comprateli come, dove cazzo volete, ma toglietevi dalla testa quello che io non ho mai avuto, che con poco potete avere tanto. Ma voi sapete, io un giorno o l'altro faccio un meeting non per spiegare di cinofilia, voglio radunare tutte le persone che vengano lì a dire. Io ho comprato 10 cani da poco, poi sono andato da Romano, ne ho preso uno forte e non ho saputo dove sistemare i cani da poco. A me chiamano continuamente, quindi toglietevi dalla testa che chi ha qualcosa che vale tanto lo dà a voi che vale poco e guarda caso voi sarete i più furbi di tutti, i più fortunati ad aver individuato laggiù in quel posto che c'è l'affare da fare. L'affare vero col cane, sapete quando lo fate? Lo fate come l'ho fatto io. Quando spendete tanto nei cani, spendete tanto in istruzione, ma mettete in protezione alla famiglia e siete sicuri al 100% dei benefici che voi ne potete. Saluti alla signora, ti saluta Rosso Vincenzo, ok? Grazie. Restituisce il. No, guarda, ti dirò, Dario Cairola dice: a Genova di solito li prendo in omaggio. Una cosa che va sfatata e potrebbe essere paragonata ai cani da guardia è il fatto che i liguri sono tirchi. Non è vero per niente, guardate, vi posso dire che se c'è un posto dove io ho venduto, e mia moglie può testimoniarlo, tanti cani a un prezzo medio elevato e ho avuto tante soddisfazioni, sia io che loro, è la Liguria. Quindi, sta cosa per cosa mi riguarda, i liguri non sono tirchi per niente. Sono le singole mentalità in tutte le regioni, si lasciano corrompere, c'è parte sempre il discorso, dice la macchina me la compro, quello che me la compro, ma il cane voglio investire poco. Ma perché per poco dovete aver tanto? Fatevi le rate, pagatelo in 10 volte, fate che cazzo volete. Ma dovete investire in quello e dovete investire in istruzione. Cioè, se fosse stato facile per me, ma perché avrei speso tutti quei soldi e continuo a girare il mondo per istruirmi? Perché le persone, c'erano più di 60 persone, non c'è uno che dice, e li potrete poi conoscere tutti al meeting, specialmente a questo Weekend Dogs, ci sarete voi, ci saranno loro, non c'è mai uno che viene di quei 60 che dice sono stato pentito di aver speso i soldi, sono pentito di aver acquistato il videocorso, sono tutti entusiasti, perché l'informazione è alla base della vostra evoluzione, alla base dei successi. In tutte le cose. Ciao Nico Doblè, e vedo che man mano vi. Chi è che mi dice buona cena? Andrea Albani, sì, adesso devo andare. Ultime e penultime cose: smettere di dare ascolto a tutti perché fate, molti di voi non hanno i cani da guardia, ma fate come le farfalle: volate un po' da me, volate un po' da un altro, eccetera. Sceglietevi uno che magari non sono io, deve diventare il vostro mentore, ma seguite sempre quello. E se dovete spendere qualcosa per i corsi o tutto, li spendete, diventate allievo. Vi ripeto, non di me, ma di un altro. Ma credete in un maestro, in uno che vi fa da guida, in uno che ha già fatto la vostra esperienza, ha già fatto gli errori. E siccome oggi con i social è talmente facile, puoi dire le belle e brutte esperienze, sicurissimamente farà di tutto per evitarveli. Voi siete soddisfatti, un cliente soddisfatto porta altri clienti o diventa una referenza. Quindi smettete di cercare nettare da tutte le parti. Non siete né api, né mosconi, né calabroni, siete esseri umani e siete in cerca, molti, di risolvere il vostro problema dei cani da guardia. Ultima,
smettetela di mentire a voi stessi, perché poi i social, non dico a voi che mi state ascoltando, che siete già un'elite, se state impiegando questo tempo, siete già, fate già parte di questo 2-3%, perché il 97% credono che tanto tutte le cose che si studiano con i cani sono inutili, o è questione di fortuna, o i cani intanto nel momento del bisogno faranno tutti, oppure basta amare il cane ti amerà, oppure basta che diventi il pupazzo della famiglia, io mi garantisco che lui non sarà mai aggressivo. Quindi già vi rispetto molto che mi state seguendo perché voi siete già in quella piccola percentuale di gente che sta facendo qualcosa. Ed è il motivo che russo ringhio, perché vi voglio spronare a prendere delle decisioni. Non posso continuare a vedere gente che mi compaiono e poi gli stessi mi chiamate in privato e siete demoralizzate. Risolvete questi problemi, perché il giorno che avete il cane che funziona, siete sicuri che siete sulla strada giusta, eccetera, ecco, voi questa soddisfazione non la vorrete lasciare mai più, perché io questa strada non l'ho mai più lasciata, non potrei vivere senza cani i quali posso lasciare la famiglia. E quindi smettetela di mentire a voi stessi, perché non seguite tutti quelli che fanno dei filmati ad hoc, fanno delle fotografie ad hoc per far credere agli altri ciò che loro sanno benissimo che non è vero, perché questo è veramente una magra consolazione. Bene, forse mi salvo ancora dalle botte della mia moglie, di conseguenza vi saluto, vi do l'appuntamento al prossimo mercoledì. Da domani inizio a lavorare, quindi sarò disponibile a qualsiasi delle vostre cose. Ciao Daniele, saluti dalla capitale. Vedi che a Milano ti voglio poi, perché con l'aereo vieni. Veramente grazie, ti ringrazio Carlo Ignazio Pineda dei tuoi complimenti. Anch'io vengo dal mondo da caccia, amo molto i cani da caccia e i miei dratter, alcuni dei miei dratter, sono quello che mi convincono oggi sulla mia teoria che non conta la tipologia, la qualità, ma conta il carattere del singolo soggetto e del lavoro che io faccio. Bene, mi sembra che domande non ci sono, se no domani mattina, sempre che mi salvo ancora questa sera, vi risponderò. Ok, grazie per avermi ascoltato e vi abbraccio tutti. Ciao a tutti.